accordi. I figli di un contadino non andavano d'accordo ed egli, per quanto continuasse ad ammonirli, non riusciva a correggerli. Pensò allora di ricorrere ad un esempio pratico e disse loro di portargli un fascio di verghe. Unì le verghe in un fascio ben stretto, le consegnò ai figli e ordinò loro di spezzarle. Ma per quanti sforzi facessero, non ci riuscirono. Allora sciolse il fascio e diede loro le verghe una ad una. E siccome le rompevano senza difficoltà, soggiunse: «Così anche voi, figli miei, se sarete uniti, non sarete sopraffatti dai nemici. Ma se litigherete, offrirete loro una facile preda». Esopo. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a Gian Grande per la lettura della favola di Esopo, che sicuramente rispecchia lo spirito di questo congresso. Congresso che è stato voluto fortemente da entrambi i movimenti, tant'è vero che oggi è l'ufficializzazione a tutti gli effetti della Federazione dei Movimenti Civici Combio Augusta e Nessun Dorma. Mi permetto solo, farò da moderatore, non sono molto abituato a fare da moderatore, però ci provo e farò di tutto per fare un buon servizio, diciamo, lavoro. Ci sono delle regole da rispettare, interventi che dovranno essere contenuti all'interno di 2 minuti, solamente per un motivo di organizzazione di tempistica. Quindi farete in modo di aiutarmi a fare un buon moderatore nel rispettare la tempistica di intervento, che ricordo è per tutti 2 minuti. Ho dimenticato, anzi ho voluto mettere alla fine del mio intervento breve il ringraziamento alle signore Migneco che ci ospitano in questa meravigliosa struttura, veramente molto bella, faccio i complimenti, veramente bella. Quindi iniziamo i lavori del congresso e l'intervento mi sembra d'obbligo iniziare con l'onorevole Giambattista Coltraro, che prego di portare i saluti, grazie. Ringrazio tutti gli intervenuti, gli organizzatori di questo evento, i presidenti dei 2 movimenti, Nessun Dorma, Marcello Guagliardo e Marco Stella per Cambia Augusta, e il consigliere Di Mare, che è il consigliere di riferimento di questo gruppo politico, tutti i consiglieri comunali presenti, le istituzioni e soprattutto tutti i cittadini che dopo tanto tempo, devo dire, vedo un'assemblea partecipata all'interno di questa città, e questo mi fa solo piacere. Proprio per questo ritengo che oggi sia un momento importante per questa città, perché la Confederazione di Movimenti Civici, che già si sono confrontati sul territorio con le candidature, ricordiamo, di Marco Stella e del dottore Guagliardo all'interno di questa città per cercare di cambiarla, e con ottimi risultati sul campo, fa sì che un'aggregazione fa ben pensare per il futuro. Noi siamo qui presenti con il nostro movimento, c'è anche Domenico Morello, che è il nostro segretario provinciale, perché vediamo di buon occhio quello che può essere la progettazione di un futuro per questa città, a mio giudizio abbandonata ad una politica molto, io la chiamo parolaia per tanti motivi, ma poco fattiva per il nostro territorio. E la poca fattività della politica, del governo locale all'interno del nostro territorio, penso che non devo dirlo io, non devo sottolinearlo io, che sono, diciamo, un riferimento regionale per questo territorio, ma il singolo cittadino che gira sulle strade del nostro paese, che cerca di trovare luoghi ameni dove passare qualche momento di svago, qualche momento culturale o qualche momento sportivo, si rende conto che forse qualche carenza all'interno del nostro territorio c'è.
Io ritengo che oggi è un momento di ripartenza per questa città che, a prescindere dai colori politici, ha dato il via ad una nuova storia che spero porterà a proficui risultati per il nostro territorio. Vi ringrazio per l'invito, mi scuserete se mi sono dimenticato il saluto per qualcuno, ma è sicuramente involontario, e parteciperò con molta attenzione a questi lavori. Grazie. Grazie mille, intervento nei due minuti da programma, da manuale, evidentemente tutti i messaggi chiari e puntuali in due minuti si possono dare e ne è stata una dimostrazione. Adesso darei la parola ad uno dei consiglieri comunali, che è Giancarlo Triberio. Grazie. Alzate. Sì, grazie. Innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere essere oggi qui, non è soltanto formalmente una presenza di cortesia, ma ci tenevo particolarmente ad essere qui presente a dare il mio contributo. Naturalmente ringrazio il mio collega Giuseppe Di Mare, ma ci tenevo anche per il rispetto per le personalità dei due presidenti di questi due movimenti, Marco Stella e il maestro Giordani. E quando si parla di politica, e quindi oggi è un momento importante, perché quando delle persone si incontrano e si riuniscono in una stanza e si parla di politica, la politica vera, è sempre un momento importante e fondamentale. Al di là delle ideologie diverse che ci potranno essere tra le varie parti della società, quando si configura il bene comune dei propri cittadini e il rispetto delle persone, è il momento fondamentale dei rapporti affinché una società cresca tutti insieme. Mi contengo nei minuti parlamentari europei e porto anche i saluti dell'onorevole Zappulla, che purtroppo non è potuto venire, e quindi vi ringrazio, buon lavoro a nome mio e a nome anche del movimento che rappresento, che è Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti. Grazie. Giancarlo, ha fatto bene a ricordarlo, perché nella presentazione ho dimenticato di dirlo effettivamente, Articolo 1, chiedo scusa. Allora, invito a portare i propri saluti il consigliere comunale di Attivamente, Angelo Pasqua. Grazie. Una buona sera a tutti e un ringraziamento particolare al maestro e a Marco Stella. Io vedo tante persone conosciute questa sera, quasi tutte a... La politica degli ultimi 20 anni è presente, è un buon auspicio per la nostra città. L'aggregazione di questi due movimenti non è altro che un passo avanti verso quello che vorremmo fare nei futuri anni. Noi in Consiglio Comunale abbiamo trovato un'intesa, anche se siamo stati, tra virgolette, diciamo, nemici durante la campagna elettorale. Noi eravamo con Nicky, che è qua, che è anche presente, però... Da persone per bene quali siamo, in Consiglio Comunale è bastato uno sguardo per capire dove dovevamo stare. Stiamo con i cittadini, siamo stati sempre con i cittadini e continuiamo a stare con i cittadini. Abbiamo fatto un gruppo coeso, il gruppo di opposizione, come diceva il mio amico Giancarlo, al di là della politica, ci stiamo credendo, ci crediamo effettivamente di cambiare la politica della nostra città, e questa nuova aggregazione non è altro che un nuovo passo in avanti. Noi siamo contenti di questo, speriamo di crescere, speriamo di continuare su questa strada e speriamo che tutti i movimenti possano dire la loro per le future elezioni. Io, l'ultima cosa che dico, il saluto dell'onorevole Vinciullo, che purtroppo non è potuto venire, si scusa per questo, ma era impegnato ad Avola, dove stanno facendo un po' la campagna elettorale finale. Una buona serata a tutti, grazie. Grazie mille, grazie Angelo Pasqua. Allora, inviterei a portare il proprio saluto Salvo Aiello, consigliere comunale, grazie.
comunque tutti bravissimi, stanno rispettando tutti i due minuti, vuol dire o si sono sapevano le regole prima, perché può essere sapevano, qualcuno ha dato le indicazioni. Prego, scusi. Buonasera e benvenuti a tutti. E ho accolto con molto piacere l'invito fattomi da Peppe Di Mare, non solo perché lo stimo come consigliere comunale, ma voglio dire, ci conosciamo da vecchia data, così come ritrovo amici di ancor più vecchia data nel maestro Marcello, il mio amico Marcello Guagliardo, Marco Stella e tanti altri. Il congresso è sempre un momento particolare, un momento in cui le idee vengono confrontate, vengono messe sul campo, dove c'è un momento di crescita per la città, per il movimento, per i movimenti in questo caso. La nota, purtroppo, dispiace dirla, stonata, ma immagino quanto sarà dovuto costare, è dolorosa aver preso questa decisione, miei amici, perché so il loro rispetto per le istituzioni e quindi l'aver dovuto astenersi dall'invitare le istituzioni di cittadine la dice lunga sulla grave situazione che stiamo vivendo ad Augusta. Purtroppo quello che era raccontato nella fiaba di Esopo è proprio quello che manca in questo momento. Ma io ricordo, anche se non sono un consigliere di lungo corso, ma mai ricordo una opposizione così vivace, così piena di iniziative dentro il Consiglio Comunale. E questo dovrebbe essere preso come grande risorsa e considerazione da parte dell'amministrazione. Purtroppo dovrebbe esserci forse un po' meno social e più rapporti sociali. Ecco, questo occuparsi un po' meno delle persone, e nel senso di colpire un po' meno le persone e parlare più degli argomenti, perché poi i risultati sono questi, che ci ritroviamo, voglio dire, con un'amministrazione dove non fa neanche più piacere invitarla in una bella serata come questa qua che i miei amici hanno organizzato. Io auguro a loro che i lavori di questo congresso portino molto bene a Cambio Augusta e a Nessun Dorma e portano ancora di più del bene alla città di Augusta. Grazie. Condivido pienamente sul meno social e più rapporti sociali, perché effettivamente ci stiamo trincerando dietro a mille, però questa è una mia esternazione personalissima. Allora, non era scaletta, non leggo del resto. Invito adesso a portare i propri saluti Enzo Caligiula, consigliere comunale Forza Italia. Grazie. Buonasera a tutti. Io non vi nascondo che stasera sono un po' emozionato a essere qui. Emozionato perché da tanto tempo che ad Augusta non si faceva veramente politica. Grazie. Grazie di aver deciso di cominciare a fare politica, perché è quello che manca a questa città e che ci ha portato al punto in cui noi ci stiamo trovando oggi. A un punto fermo. Noi dobbiamo fare sì che la politica abbia il sopravvento sulla non politica. E qui ci siamo le persone giuste affinché questo possa avvenire in un futuro abbastanza recente. Io vi porto i saluti anche del commissario di Forza Italia provinciale, Edgardo Bandiera, che non è potuto venire per precedenti impegni, però presenti qua ci siamo io come consigliere comunale e Andrea Timmonieri in qualità di Presidente dei Giovani di Forza Italia ad Augusta. Mi auguro che quello che sta succedendo stasera possa essere il viatico per un dialogo costruttivo, per portare qualcosa di veramente importante alla nostra città, considerato che ormai ci stanno scippando tutto, e voi lo sapete bene, è inutile che stiamo qui a dire cose trite e ritrite. Soltanto voglio dirvi, rimbocchiamoci le maniche tutti, al di là di quello che può essere un pensiero politico diverso dall'altro, la cosa importante è che l'obiettivo univoco sia il bene
di questa città. Siamo aperti a tutto, basta che qui si continui e si ritorni a fare la politica, quella vera. Grazie a tutti. Grazie consigliere. Invito adesso a portare i propri saluti l'amica Rosanna Scarcella, che non riesco a vedere. Eccola qua, scusa. Grazie. Buonasera a tutti. Vi ringrazio di avermi invitato. Parlerò così in maniera molto semplice e molto diretta. Io ho un'attività commerciale da 30 anni, quest'anno abbiamo festeggiato 30 anni. Dicevo a mio marito che mi sento un dinosauro. Purtroppo in via di estinzione, ma ancora sopravviviamo. Io amo il mio paese, amo Augusta e sono innamorata del mio paese, quello che non vedo in molte persone. Quando manca l'amore e l'innamoramento delle proprie radici e del proprio territorio, purtroppo succedono delle cose che non dovrebbero succedere. Io credo fortemente che la nostra sia una bellissima cittadina e che ha mille risorse e che noi dobbiamo portarle avanti nonostante i problemi, nonostante una forma di recessione anche economica che stiamo attraversando. Ma questa recessione economica non è solo nostra, ma è di tutta una parte della Sicilia, solo che in altri posti si reagisce, si trovano le soluzioni e si va avanti con orgoglio e con amore. Quindi quello che io stasera vorrei dire è: amiamo la nostra cittadina, portiamola avanti, facciamo in modo che tutte le piccole realtà economiche, a cominciare da quella che può essere una piccola attività commerciale come la mia, fino a realtà anche più grandi, siano agevolate nel loro lavoro, siano aiutate, siano supportate dalle forze politiche, in maniera tale che questa cittadina possa ritrovare lo splendore di una volta, possa ritrovare il suo orgoglio perduto, anche perché le possibilità ci sono, io ci credo fortemente. Ringrazio Marco e ringrazio Marcello per aver avuto questa iniziativa e per aver coinvolto tanta gente. Anche perché queste sono cose che ormai non si fanno più, sembra quasi che non abbiamo più modo di dialogare tra di noi, mentre io credo moltissimo nel dialogo e credo moltissimo nel confronto. Vi ringrazio, io vedo sempre una cittadina con tante prospettive, non riesco a essere negativa, però giustamente abbiamo bisogno di aiuto, soprattutto i commercianti, veramente. Ogni saracinesca che chiude, ogni luce che si spegne è una sconfitta, per Augusta è una sconfitta. Quindi stiamo insieme e cerchiamo di fare in modo che non ci siano più saracinesche che chiudano e non ci siano più luci che si spengano. Grazie Rosanna. Allora, invito adesso a portare i propri saluti Giovanni Bonnici, coordinatore del movimento Facciamo Squadra. Grazie, ringrazio per l'invito gli organizzatori di questo convegno. La politica è una cosa molto bella, è una cosa che divide moltissimo, è capace di creare delle fazioni armate, però in questo momento stiamo vedendo un esempio di politica che unisce. Ecco, anche noi Facciamo Squadra, a nome dei quali porto il saluto al convegno, auspichiamo che si faccia una politica che unisca, una politica che metta insieme le migliori forze, le capacità professionali, le capacità tecniche che esistono in questa città. Per collegarmi all'intervento precedente, quello di Rosanna, un'altra cosa che in questo periodo stiamo soffrendo ad Augusta è il fenomeno dei ragazzi che vanno via. Moltissimi ragazzi in età universitaria lasciano Augusta per andare all'università in sedi lontane e non tornano. Ecco, questo è uno dei presupposti su cui bisogna lavorare e su cui non bisogna dividersi assolutamente.
quello che diceva Rosanna, cioè aiutare il commercio e aiutare quello che è il problema numero uno di questa città, che è il lavoro. Quindi unirsi, mettersi insieme, ripeto, tutti insieme, ognuno con le nostre diversità, ognuno con le nostre capacità, ognuno con le nostre caratteristiche, però insieme, ciascuno perderà qualche cosa, però in compenso, come nell'esempio che è stato fatto all'inizio, ci guadagneremo in forza e in opportunità. Grazie. Condividere un percorso da percorrere tutti insieme è effettivamente lo spirito che ci deve guidare verso il futuro. Non è per caso che il congresso ha avuto questo come titolo, quindi assolutamente condiviso. Adesso invito a portare i propri saluti Vincenzo Insolia, coordinatore Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, ma è ormai superfluo, è doveroso. E questo è un momento importante, perché quando nasce, quando si sviluppa, quando cresce una espressione, un soggetto politico, è la cittadinanza che ne trae beneficio. E la democrazia è il popolo, è tutti noi. Non ha importanza quali che siano i principi, le idee, purché ci sia il rispetto dei reciproco, il rispetto dei valori, non necessariamente l'accettazione dei valori reciproci o delle idee reciproche, ma il rispetto. E quando ci si mette, come diceva qualche amico che mi ha preceduto, ci si mette insieme a dibattere, a dialogare, ad accapigliarsi, è un momento di crescita per tutti. Quelli che fanno l'antipolitica isolandosi in una torre d'avorio dalla quale escludono tutti gli altri, perché io sono me, io sono così, io sono bello, alto, biondo, azzurro, eccetera eccetera, e gli altri non sono nulla o gli altri sono il peggio del peggio del peggio, questa non è né democrazia né politica, al contrario. Dicevo, non necessariamente l'accettazione dei valori, ma purché si portino avanti dei valori, pur nella contrapposizione, e questi valori, che poi possono essere condivisi, devono essere la piattaforma su cui si formano poi le alleanze o le divisioni, perché la politica è alleanza, è partecipazione, è divisione, non necessariamente è condivisione senza acritica, non necessariamente il portare il cervello all'ammasso. Quindi questo è un momento importantissimo per la città, è un momento importante per tutti noi, e quindi gli auguri più belli, più sinceri, più affettuosi di buon lavoro a Marco, a Marcello, a Peppe e a tutti gli altri amici. Grazie. Grazie mille, grazie. Adesso chi è rimasto? Andrea Timmonieri, coordinatore Forza Italia. Buonasera a tutti, grazie Marco, grazie Marcello, grazie Peppe per l'invito che avete fatto. Questo è un momento bello per Augusta, perché finalmente si inizia ad inquadrare di nuovo un progetto politico. Abbiamo dato fiducia, qualcuno ha dato fiducia all'antipolitica, abbiamo visto che cosa sono stati capaci di fare e ci auguriamo seriamente che ciò non accada più. Un progetto politico che nasce da un movimento già molto radicato nel territorio, che Cambia Augusta, dal movimento un po' più giovane di Nessun Dorma, ma che entrambi hanno portato per davvero agli occhi di tutti l'amore per il territorio, l'amore per Augusta e per la cittadinanza. Credo che davvero loro possano fare un buon lavoro e li auguro per davvero che tutto gli possa andare per il meglio. Sono delle persone davvero in gamba, intelligenti e capaci. Porto i saluti dell'onorevole Prestigiacomo e del senatore Alicata, che per impegni istituzionali purtroppo sono a Roma e non sono potuti venire. Gli saluti tutto il gruppo di Forza Italia e del gruppo Giovani. Non mi dilungo e lascio spazio, perché così rientriamo nei due minuti. Grazie. Bene.
ben rispettato i 2 minuti, il timing è veramente rispettato. Devo notare, osservo con piacere che tutti gli interventi, indipendentemente da chi li fa, portano sempre un leitmotiv, sempre condivisione, impegniamoci, amore. La parola amore è venuta fuori più volte, amore verso una città che effettivamente forse ne ha di bisogno veramente in questo momento. Scusate se ogni tanto intervengo in questo modo, però il moderatore mi sta un pochino stretto, perciò anche la cravatta, devo dire. Allora, invito Nichi Paci. Grazie. Un saluto a tutti gli intervenuti e alle autorità presenti. Un grazie a Marco, a Marcello, un grazie a Peppe. Voglio essere subito dirompente. Se sono qui è perché ci accomuna tutti un fattore comune, che è l'amore per la città, a prescindere dalle scelte che sono state consumate nella campagna elettorale passata. Quella è acqua passata, bisogna avere la capacità... Bisogna avere la capacità e l'amore di guardare avanti per il bene della città. E quindi questo sovrasta ogni altra cosa. E io vi ringrazio per questo invito che ho gradito davvero tanto. Vi faccio i complimenti perché la sintesi è sempre un momento difficile, è utile ma difficile. Trovare la sintesi significa rinunciare a qualcosa. Rinunciare a una propria idea per dare più forza ad un'idea collaterale che magari potrà essere maggiormente performante e raggiungere l'obiettivo. Quando si trova sintesi, significa che si ha la disponibilità, la capacità di mediazione per il bene, per trovare una soluzione, a differenza di chi non è disposto a confrontarsi, di chi pensa di avere la verità assoluta nel taschino, di chi pensa che con le parole e con l'inganno e con le bufale si può amministrare una città, cosa che purtroppo, perché mi duole dirlo, è sotto gli occhi di tutti e lo viviamo sulla nostra pelle, non è una cosa possibile. Purtroppo questo è un dato oggettivo che ci deve far rendere conto che la città ha bisogno di soluzioni, di proposte, di linfa nuova, di idee, di mediazione, di umiltà, non di arroganza. Quando qualcuno diceva prima parolai conditi da parolacce, che sono cose che fanno male perché quando si attaccano le persone, a prescindere dalle loro idee, quando si attaccano le persone, mi piace dirlo sempre, non si fa un servizio alla città, si crea un'alchimia a ribasso nella selezione della classe dirigente, perché badate bene, le persone per bene che vogliono camminare e guardare tutti negli occhi e camminare a testa alta, a volte decidono di fare un passo indietro perché non riescono a sopportare le malefatte di chi artatamente da un PC cerca di neutralizzarle. Dobbiamo avere anche la capacità e la forza di superare questo purtroppo baluardo che hanno creato in città per poter in armonia, remando tutti in una direzione che è quella dello sviluppo e della crescita e della passione dei sensi forti della nostra città, perché ci sono culture, ci sono economie importanti, c'è tutto, e non mi dilungo perché altrimenti sarò l'unico, forse l'unico, uno dei pochi ad essere richiamato, c'è la ricetta e ci sono le potenzialità per vivere un futuro migliore, ma anche un presente adeguato a quello che meritiamo. Un abbraccio affettuoso e grazie. Non sono così cattivo. Allora, conclude degli interventi, dei saluti, Enza Licciardello, presidente della Casa dei Randaggi Ollus. Da lontano arriva, quindi ci vuole il tempo, l'accompagno con un po' di... Grazie Enza. Buonasera, tutti amici, li conosco tutti quasi. Guardate, io l'unica cosa che posso dire è che sono una di quelle che a suo tempo se n'è andata da Augusta e poi è rientrata, e quando è rientrata ha trovato uno scempio. Parlo per quello che
tratto io, parlo di cani. Ho trovato i branchi che quando me ne sono andata non c'erano. E allora cos'era successo? Che è cresciuta la, come dire, la coscienza animalista nelle persone. Vogliono più bene agli animali, però hanno creato randagismo. Perché il randagismo viene creato da noi, da chi ha i cani. Da 6 anni e mezzo, da quando ho fondato l'associazione, sto cercando di far capire questo discorso a tutti, alla semplice persona che mi chiede aiuto, che mi chiede cosa fa l'associazione. Ho cercato di farlo capire anche alle istituzioni quando è stato possibile, perché a un certo momento io ho anche smesso di parlare con le istituzioni, perché davanti a un programma elettorale infinito sul randagismo, il risultato lo vedete con i vostri occhi, i branchi ci sono ancora. Cosa ho fatto? Cosa abbiamo fatto? Per un po' l'associazione ha tolto 1600 cuccioli e cani dalla strada. Con questi numeri cani non ce ne dovrebbero essere più, ce ne sono più di prima. Al che un bel giorno ho deciso di cambiare rotta. L'associazione non prenderà più cani dalla strada se non ci sbatto il naso io direttamente, però andrà in un'altra direzione, ovvero nel cercare di creare una nuova coscienza cinofila, nel cercare di parlare con la gente e far comprare o adottare. Io non sono contro chi compra i cani, per carità, c'è chi ama le razze, è giusto che le compri, ma che lo faccia con criterio, perché non sono giocattoli, perché vanno seguiti, perché vanno educati. Non devono creare nascite indesiderate e di conseguenza randagismo, perché poi non sai come gestirli e li butti nel cassonetto. L'associazione un anno fa, in questi giorni a marzo, ha acquistato un terreno con le donazioni di benefattori di tutta Italia. Tutta Italia sta seguendo questo progetto, ci è vicino. In questo momento abbiamo 20 cani ospiti. Quello che sto cercando di fare è quello di creare una struttura che ospiterà un massimo di 25 cani a rotazione, perché sono tutti cani destinati all'adozione. Un progetto che vuole essere a servizio della città, vuole creare cultura, nel senso cultura cinofila. Quindi vogliamo le scolaresche, vogliamo che voi cittadini venite a trovarci quando volete, siamo aperti tutto il giorno, non ci sono orari di apertura e chiusura, proprio perché vogliamo che venite a toccare con mano come si può risolvere il problema. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Enza, grazie. E con Enza si conclude la prima parte del congresso, prima parte che ha visto l'intervento per portare i saluti delle varie istituzioni, rappresentanti politici e quant'altro. Ovviamente vedo che le persone in fondo sono un pochino scomode, perché effettivamente siamo in tanti, il che è un bene, assolutamente un bene, però dovete portare pazienza, perché adesso si entra nel clou del congresso, seguiranno gli interventi delle persone che mi stanno a fianco e ringrazio tutte le persone, rappresentanti di associazioni che sono intervenuti al congresso, chi ha portato i propri saluti al microfono, chi li ha portati in maniera personale stringendoci la mano, ma ovviamente sono tutti ben graditi e benvenuti. Adesso passiamo, come dicevo, alla seconda parte del congresso e iniziamo con l'intervento dell'ingegner Meloni, che ringrazio già in anticipo. Buonasera a tutti, grazie. Innanzitutto vorrei rivolgere i miei ringraziamenti al maestro Marcello Giordani e a Marco Stella, che oggi mi danno la possibilità di parlare di fronte a questa assemblea. Oggi qui voglio rappresentare il punto di vista di una generazione che non si vuole arrendere, che crede nel futuro di questa città, ma che purtroppo sempre più spesso è costretta ad emigrare
e ad andare via da casa propria per poter inseguire i propri sogni, o peggio ancora, per poter essere in grado di sopravvivere. Questo punto di vista si accorda perfettamente con quanto scritto all'interno del documento programmatico che sta alla base del progetto di federazione dei nostri movimenti. Questo documento rappresenta una semplice, si fa per dire, ricetta di azioni per superare i gap accumulati nei decenni passati in vari ambiti della nostra città e che oggi rendono difficile l'uscita da una crisi che per troppo tempo ha mortificato e tartassato la nostra comunità. Per questo poniamo l'attenzione su 6 focus che vogliono rappresentare i capisaldi su cui basare la rinascita di Augusta. Questi sono ambiente e salute pubblica, urbanistica, occupazione, politiche sociali, porto e mare e cultura e sport. Cercherò di esporre in breve ognuno di questi capisaldi lasciando all'amica dottoressa Rosi Messina l'approfondimento dell'ultimo da me citato. Bene, il nostro territorio ha pagato a peso d'oro lo sviluppo industriale ed urbano degli ultimi 50 anni. Riteniamo sia necessario il risveglio di una nuova coscienza che tenga fortemente in considerazione la salubrità dell'ambiente in cui viviamo, ma che non contrasti necessariamente con il settore industriale. Una condizione, però, va posta alla base di qualsiasi ragionamento. La salute non è barattabile, non lo è con il lavoro, non lo è con il denaro, né con qualsiasi altra merce di scambio. Per questo, insieme ad ogni sforzo volto a richiedere ed ottenere il rispetto da parte del comparto produttivo di protocolli che garantiscano la salubrità ambientale ed il rispetto della salute pubblica, riteniamo possa essere utile la realizzazione di uno sportello ambientale che possa monitorare lo stato di salute del nostro territorio, ma anche la dotazione da parte del Comune di un registro tumori che non sia condizionato da nessuna ingerenza esterna. Riteniamo inoltre che un'attenzione particolare debba essere riservata alla pianificazione urbanistica. Il piano regolatore generale di Augusta è uno strumento ormai vetusto. Pensate che l'approvazione del piano Calandra, l'attuale piano vigente, risale al 1972. Io non ero neanche nato ancora. E naturalmente questo piano non è rispondente alle esigenze odierne ed è fortemente sovradimensionato rispetto all'attuale situazione demografica. È evidente che una città sana debba programmare il proprio sviluppo mediante strumenti urbanistici aggiornati che non solo normino l'attività edilizia, ma definiscano e prevedano anche i servizi e le opere di urbanizzazione che attualmente risultano deficitari. E ancor di più, ad eccezione di alcuni casi come Brugoli e alcune zone del Monte Tauro, ad Augusta non esistono piani attuativi. Per questo è necessario che sia predisposto un piano di recupero del centro storico, che permetterebbe una rinascita sociale e culturale della città e darebbe ossigeno al comparto edilizio limitando nuovo consumo di suolo. Ricordate bene che per salvare e rivitalizzare il centro storico non si parte dall'organizzazione di manifestazioni, fiere, concerti e festival, che comunque restano dei momenti fondamentali per mantenere vivo il fermento culturale. Il centro storico si salverà nel momento in cui gli augustani torneranno ad abitarlo, nel momento in cui torneranno a viverlo. Sul tema relativo all'occupazione lavorativa, pensiamo che sia necessario attuare misure che sostengano le piccole e medie imprese, sia quelle già presenti che quelle nascenti. Così l'istituzione di uno sportello unico per gli operatori commerciali, artigianali e per gli imprenditori, volto allo snellimento degli adempimenti burocratici e la predisposizione di incentivi economici alle aziende operanti sul territorio, possono essere alcuni degli interventi a sostegno del comparto produttivo. Altrettanto importante sarà l'attenzione da porre sui temi sociali. Ci poniamo come obiettivo quello di promuovere una migliore qualità della vita, migliorando i servizi esistenti e promuovendo la collaborazione con le varie realtà operanti sul territorio, come ad esempio associazioni di volontariato, associazioni culturali o ad esempio le parrocchie, così da limitare e prevenire futuri episodi di disagio e di esclusione sociale.
Il ruolo di fulcro delle politiche sociali dovrà essere rivestito dalla famiglia, che rappresenta l'elemento costitutivo fondamentale di ogni comunità sana. In accordo con questo principio, riteniamo che debbano essere messe in atto iniziative, strutture e servizi, quali ad esempio asili nido, mense scolastiche o lo stesso trasporto scolastico, che possano costituire un aiuto concreto ai nuclei familiari della nostra città. Infine, ma non certo per importanza, vorrei porre l'attenzione su quello che può rappresentare il mare ed il porto. Come ben sapete, lo stemma di Augusta è rappresentato da un'aquila che pesca delle monete dal mare. E saprete ancor meglio che ciò sta a significare come il sostentamento della nostra cittadina sia sempre stato, fin dalla sua fondazione, legato al mare. Oggi difficilmente si può affermare con sicurezza questa cosa. Il passaggio necessario perché il mare ritorni ad avere questo ruolo è quello legato alla depurazione delle acque. E perché ciò avvenga, reputiamo che l'unica soluzione praticabile sia quella di avviare l'iter affinché le acque reflue confluiscano al depuratore consortile di Priolo, il depuratore IAS, e ridonare così ad Augusta un mare pulito e balneabile. Ma se parliamo di mare, non posso esimermi dal fare una particolare menzione riguardo al porto. Il porto commerciale potrebbe rappresentare il principale volano di sviluppo di tutta l'area megarese. Unico per caratteristiche, possiede fondali capaci di accogliere le grandi navi transoceaniche ed una posizione extraurbana che pone pochi limiti alla sua espansione. Pertanto il suo sviluppo passa attraverso due fasi fondamentali: la bonifica dei fondali e la programmazione di un'importante opera di sviluppo infrastrutturale che realizzi piazzali, banchine e uno snodo ferroviario interno, senza i quali non si potranno accogliere in maniera adeguata i grandi flussi commerciali. La nuova autorità portuale, che ribadiamo deve avere sede ad Augusta, come previsto dalla normativa, avrà un ruolo fondamentale. Per concludere, vedete, questo è tutto ciò che noi pensiamo sia imprescindibile per dare inizio alla rinascita di Augusta e perché essa torni ad avere un ruolo di primo piano nella nostra provincia. E tutto ciò sarà attuabile solamente grazie ad un patto generazionale che unisca l'esperienza dei padri all'energia di noi figli nell'impegno di dare una volta per tutte ad Augusta la dignità che merita. Grazie. Grazie Marco. Grazie veramente. Io invito i partecipanti a continuare l'applauso per dare coraggio a Rosy Messina, che giustamente deve trovare la verve, assolutamente, con il pianoforte davanti, sicuramente col microfono. Sarebbe stato più semplice. Va bene. Buonasera. Grazie Rosy. Buonasera, benvenuti a questo congresso. Ringrazio il maestro Marcello Giordani, Marco Stella e Giuseppe Di Mare per avermi dato la possibilità di potervi parlare un po' del nostro punto di vista, il punto di vista di noi artisti. Tutti abbiamo potuto ammirare come l'associazionismo ha mantenuto viva la fiaccola dell'anima della città in questi ultimi anni. Sono nate molte nuove associazioni e hanno cercato di attenzionare gli aspetti culturali e artistici tra i più diversi della nostra città. Associazioni che hanno anche fatto nascere l'interesse per la storia affascinante di questo paese, per i suoi luoghi meravigliosi in cui è incantevolmente adagiata. Così in qualche modo hanno anche musicalmente rinnovato la vita dei giovani, proponendo musica e canto alla portata di tutti, in strada e anche nei pub. Insomma, i cittadini hanno cercato di mantenere viva l'anima della città con passione e determinazione, partendo da ciò che spontaneamente il popolo augustano ha dentro di sé: tanta voglia di riscoprirsi e di rivalorizzare Augusta. Sono convinta quindi che dai cittadini e dal loro desiderio di riscatto culturale, e mi sento di dire anche artistico, dipenda la concreta rinascita della nostra città. Da quando nel nostro territorio opera Marcello Guaiardo, in arte Marcello Giordani, la progressione in positivo secondo me è proprio iniziata, mi sembra evidente.
Impegnata come sono sia nelle associazioni che nel professionismo artistico, mi sono resa conto che il nostro tenore, ambasciatore internazionale del bel canto, veicola in tutto il mondo il nome di Augusta e ci restituisce in gloria ciò che diversamente rimarrebbe solo anonimità e degrado. Per ripartire dalla cultura e dall'arte, la chiave di volta determinante è il suo contributo, perché crede nella potenzialità che questa terra può ancora offrire, perché ci scommette titanicamente, dimostrando volontà di voler migliorare il contesto attraverso le attività e gli eventi artistici da lui costantemente proposti. Il risveglio artistico-culturale di cui è stato fautore innegabile l'Accademia IAP è diventato ormai un luogo di continua evoluzione artistica e gli effetti del lavoro svolto fin dal suo nascere sono sotto gli occhi e sotto la memoria di tutti. Indimenticabile Cavaliere Rusticana. I cittadini in ogni evento realizzato sono sempre convenuti con grande fervore ed entusiasmo, hanno riempito le piazze, sono scesi in strada ad ascoltare dal vivo la musica ed il canto palpitante accanto a loro come mai prima. La collaborazione appena nata tra Marcello Guaiardo e Marco Stella, anch'egli da sempre attivo, prima di Giordani, impegnato interamente nella politica con altrettanta tenacia ed attenzione ai contesti nodali e alle problematiche cruciali della città, può essere realmente foriera di un cambiamento effettivo, importante. Insieme si potrebbero concretizzare dei sogni mai svaniti, valorizzare ogni angolo della città coinvolgendo tutte le associazioni che finora hanno contribuito a costruire Augusta. Vorremmo che si interveniste creando una sinergia fra tutte le associazioni culturali, tutte le compagnie teatrali, tutti i gruppi musicali, le confraternite, le parrocchie che a vario titolo operano già sul nostro territorio. Penso che particolare attenzione debba essere rivolta al prezioso angolo del nostro centro storico, l'area di Piazza Turati, Piazza del Mercato. Per la sua particolare struttura siamo convinti che possa avere un duplice utilizzo. Area di mercato durante la mattina, con l'utilizzo di un mercato settimanale, magari dedicato ai prodotti ortofrutticoli a chilometro zero, e spazio culturale ed espositivo durante il fine settimana. Siamo convinti che il suo costante utilizzo possa anche contribuire ad allontanare fenomeni di vandalismo e a far sì che tutta l'area sia interessata da un nuovo risveglio. Per questo proponiamo l'adozione di Piazza Mercato da parte di tutte le associazioni culturali della città, che si impegneranno, secondo un preciso calendario, ad organizzare eventi, manifestazioni durante ogni fine settimana. Noi ci impegniamo, i primi fra tutti. Sogno con loro che tutto l'immenso patrimonio monumentale archeologico di cui disponiamo venga valorizzato e diventi anch'esso fonte di sviluppo e di nuova occupazione. Vorremmo, di concerto con la soprintendenza, che si rendesse visitabile per quanto possibile il Castello Svevo, che si organizzassero visite guidate ai forti Garcia e Vittoria, attrezzando quest'ultimo per ospitare il Museo del Mare, che si valorizzasse il prezioso museo della Piazza Forte e che si lavorasse affinché il convento di San Domenico diventi un grande contenitore culturale che ospiti, fra l'altro, la biblioteca e l'archivio storico. Vorrei, come vorrebbero loro, che l'antico macello venisse recuperato per creare nuovi spazi culturali variamente utilizzabili, che si valorizzassero strutture straordinarie come l'hangar per dirigibili, da troppo tempo ignorato e mortificato, e venissero riscoperte splendide realtà trascurate come la Valle del Mulinello, la Basilica del Murgo e gli insediamenti della Gisira. Grande attenzione occorre continuare a rivolgere al Borgo di Brucoli, risorsa insostituibile del nostro territorio, che con la valorizzazione del suo porto canale, del castello Alagorese, dell'antico santuario Mariano della Donai, potrebbe costituire il volano per il rilancio turistico della nostra città. Marcello Giordani, creando appositamente lì una sede della sua accademia, ha già dimostrato di desiderare ciò. Concludendo il mio intervento, siamo convinti che non prendersi cura del centro storico di una città significhi privarla della sua parte più vera e autentica, del suo cuore e delle sue radici. Lo sviluppo della nostra città passa necessariamente attraverso la riscoperta, la valorizzazione e la rinascita del nostro meraviglioso centro storico.
È necessario un preciso intervento di recupero affinché la villa comunale possa tornare ad essere uno spazio ricreativo e culturale e perché lo storico palco della musica possa tornare ad essere utilizzato in piena sicurezza. Riteniamo l'adozione da parte dei privati l'unica soluzione immediata per iniziare a ridare dignità a tali bellezze. È importante che le strutture di Palazzo San Biagio e del Teatro Comunale, attraverso la creazione di apposite convenzioni, vengano messe a disposizione delle associazioni culturali e teatrali, che ne faranno richiesta, così da creare un fermento positivo e un movimento virtuoso in città. Attività costanti e iniziative di ogni genere permetteranno di rendere nuovamente vivo il cuore di Augusta, di rafforzare la nostra identità culturale, di renderci dignitosamente aperti al miglioramento di noi stessi come modello cittadino vivibile e proponibile. Grazie. Grazie Rossi. Graditi ospiti, sono veramente emozionato. Marco, ritengo che dobbiamo, Marcello, ritengo che dobbiamo chiedere scusa agli amici che sono nella terza stanza, agli amici che hanno mandato un messaggio che sono dovuti andare via perché c'era troppa confusione. Quindi grazie veramente di cuore, vi dedichiamo un applauso perché significa che quando si muove la buona politica e non i gazebo, sicuramente la gente c'è, risponde e vede di buon occhio la politica. Amici, amiche e ospiti, quindi grazie per la vostra presenza, grazie per aver risposto a questo nostro invito ed aver partecipato a questo nostro momento di crescita, di festa, di una comunità che oggi si unisce, di una comunità che ha voluto fortemente questa federazione. Grazie a chi mi ha preceduto negli interventi, a chi ha portato i saluti, a chi ha portato delle idee importanti che hanno fatto crescere sicuramente il livello di questo incontro. Grazie a chi non è intervenuto, ma è qui in rappresentanza non solo di se stesso, ma di tutto un mondo di associazioni che ogni giorno, quotidianamente, con il volontariato, fanno vivere esperienze concrete di solidarietà. Grazie di cuore a tutti voi, perché siete la città che ci piace, perché siete la città bella, siete la città viva. Grazie di cuore, cari amici. E comincio, permettetemi, proprio dalla fine, dai ringraziamenti, perché sono la parte che tengo a fare da subito. Grazie a tutti, perché come sempre è mia abitudine, Marcello, tu ci conosciamo ancora da poco, ho stressato tutti quanti, li vedo quasi tutti, li ho salutati personalmente tra SMS, chiamate, Facebook, hanno ricevuto uno stress psicologico da parte mia quasi quotidiano. Grazie amici, grazie, grazie di cuore. Grazie agli amici di Cambia Augusta, che con impegno e passione ci dimostrano sempre tanto affidamento e fiducia. Grazie agli amici di Cambia Augusta, Marco, diciamolo chiaramente, perché certe volte ci sopportano pazientemente nel nostro modo di lavorare e di imporre certe volte anche alcune decisioni. Grazie agli amici di Nessun Dorma, con cui oggi iniziamo un percorso lungo e faticoso. Caro Marcello, cara Rosi, la strada che ci aspetta è una strada lunga. Mi verrebbe da dire, oggi è iniziata la 100ª edizione del Giro d'Italia, ci aspetta una tappa di montagna pesante, di quelle che solo i grandi scalatori riuscivano a fare. Ma noi, grazie a voi per questo, abbiamo avuto l'intelligenza di capire che in queste tappe è la squadra che vince, che è importante rinunciare anche a un po' di autonomia pur di poter raggiungere la vetta. Grazie, perché questo percorso lungo e faticoso è anche unico ed obbligato per il bene della nostra città. Caro Marco, caro Marcello, grazie anche a voi. Grazie a voi per il coraggio, l'onestà
e l'amore che dimostrate ancora una volta di avere per la nostra terra. Sarebbe stato facile per voi continuare a coltivare ciascuno il proprio orticello. Sarebbe stato facile per voi continuare a coltivare ciascuno le proprie legittime ambizioni. Invece, in un momento in cui, soprattutto in politica, va di moda separarsi il più delle volte per difendere le proprie rendite di posizione, avete deciso di metterci la faccia, avete deciso di cominciare a costruire una casa che siamo sicuri diventerà sempre più grande e che abbiamo l'obiettivo insieme a tutte le persone per bene della città che possa diventare la casa degli augustani. Grazie di cuore, grazie di cuore, cari amici. E vedete, il fatto di aver fatto questa scelta in un momento distante da ogni competizione elettorale per la città nobilita ancora di più la vostra scelta ed evidenzia che in questa città oggi più che mai c'è bisogno che tutte le persone per bene, che tutte le persone capaci, che tutte le persone serie si mettano insieme dimenticando e mettendo da parte ogni altra cosa, ma si mettono insieme per ridare la giusta dignità a questa città, cari amici. Ed è per questo che stasera, amici rappresentanti dei movimenti civici, dei partiti, delle associazioni, stasera rilanciamo con forza l'invito. L'invito a ciascuno di voi per cominciare a pensare al futuro, per cominciare a gettare le basi su un documento programmatico serio e reale per il rilancio di questa città. E non ci nascondiamo, per cominciare a creare un'alternativa di governo seria, credibile e professionale al nulla che c'è in questo momento in città. Cari amici, qualcuno, Marco, Marcello, qualcuno pensava che saremmo spariti, qualcuno pensava che il nostro impegno spariva in città o sarebbe diminuito, qualcuno probabilmente che non conosce la nostra storia, che non conosce la nostra identità, che non conosce il nostro impegno per la città. Mi verrebbe di rispondere a questi qualcuno con un passo di una famosa canzone di Vasco Rossi: con il cuore che batte più forte io sono ancora qua, noi siamo ancora qua, perché è proprio questa la differenza tra quelli e noi, tra chi fa politica casualmente, tra chi fa politica ogni due, tre volte l'anno in prossimità della campagna elettorale, tra chi fa politica e dice di non fare politica e chi invece noi si impegna quotidianamente in politica anteponendo quel sentimento nobile che tutto fa muovere, che parte dal cuore e che lega le persone nella terra dove nascono, vivono e camminano. Noi siamo rimasti sempre gli stessi, non abbiamo cambiato storia, non abbiamo cambiato identità. Marco, non abbiamo cambiato neanche la residenza del movimento perché è sempre in via Principe Umberto. Altri hanno cambiato opinioni, modi di fare e di agire. Diamo il buon servito a loro. Abbiamo deciso di intitolare questo congresso con questo termine, destinazione futuro. Amici, amiche, destinazione futuro significa che il futuro non si costruisce in un giorno. Dobbiamo impegnarci perché altrimenti non saremo pronti per costruire il futuro. Dobbiamo impegnarci e gettare le basi per la costruzione di quella che vogliamo che diventi la casa degli augustani. Con l'improvvisazione, e lo stiamo vedendo ora più che mai, non si ottiene nulla. Con l'improvvisazione non riusciremo sicuramente a dare il futuro che merita alla nostra città. Fare un'Augusta nuova. È questa la missione, la ragione ed il senso del nostro stare insieme. Farla sentire di nuovo una grande città cosciente ed orgogliosa. Ed in tutto questo passaggio abbiamo voluto sintetizzare anche visivamente, dando un taglio anche di modernità, questa unione che non è solo virtuale ma è anche materiale, in quanto anche c'è uno scambio di idee costante e continuo, con quell'hashtag che oggi si usa tra i giovani. Hashtag per Augusta, e questo è il nome che abbiamo voluto dare alla nostra federazione, che non è solo uno slogan, bello o meno bello, non è solo un'espressione,
non, ma contiene un'idea ben precisa di patrimonio collettivo di una città che si rinnova e cresce con l'apporto dei cittadini e della politica. Hashtag per Augusta vuole essere una federazione di movimenti civici, di persone di buona volontà che si propone, perché vuole e ne ha bisogno, di affascinare tutti quei cittadini augustani che credono nei valori del merito, del talento, delle pari opportunità, tutti quei cittadini augustani che ogni giorno nelle fabbriche, negli uffici ed in tutti i luoghi dove lavorano, nelle scuole dove insegnano, sentono forte il dovere di dover fare qualcosa per la propria terra, sentono forte il dovere di dover fare qualcosa per i propri figli. Tutti quei cittadini augustani che giornalmente attraverso il volontariato fanno vivere esperienze concrete di solidarietà. Tocqueville diceva: esiste un amore di patria che ha principalmente la sua fonte in quel sentimento impulsivo, disinteressato ed indefinibile che lega il cuore dell'uomo ai luoghi in cui egli è nato. Che lega il cuore dell'uomo ai luoghi in cui egli è nato. Questo amore istintivo si confonde con il gusto delle antiche usanze, con il rispetto degli antenati, le memorie del passato. Coloro che lo provano amano il proprio paese come si ama la casa paterna. Cari amici e cari amiche, è proprio questo il punto. Dobbiamo dare Augusta a chi la ama. È questa la scelta di campo che deve fare questa città. Augusta a chi la ama significa creare un'occasione importante per creare una città ed una politica all'altezza del proprio patrimonio storico, culturale e religioso di grande valore. Diciamocelo chiaramente, oggi più che mai una città augusta, incapace di tutelare, proteggere e conservare il proprio patrimonio. È necessario, amici dei movimenti, delle associazioni, creare nuove energie, creare nuove proposte coraggiose in dire e trovare nuove professionalità. Bisogna progettare una politica che difenda realmente la città, che ne tuteli il patrimonio. Bisogna creare e pensare un futuro con nuovi paesaggi e con nuove soluzioni. E tutto questo lo possiamo fare solo in un modo: avendo il coraggio, la determinazione, l'inflessibilità di scrivere un nuovo racconto per la nostra città, un racconto che parli di Augusta essenzialmente agli augustani, che faccia innamorare gli augustani nuovamente della propria terra, di Augusta, perché altrimenti non riusciremo ad andare avanti. Questo nuovo racconto, caro Marco, caro Marcello, lo possiamo fare solo utilizzando quella frase che da un paio di anni ci accompagna. È necessario guardare con nuovi occhi la terra che ci circonda, perché siamo abituati a non vedere tutto quello che ci circonda con gli occhi giusti. Questa è una delle terre dove non manca niente. È necessario ridare il cuore, rimettere il cuore al centro dell'azione anche della politica. Compito quindi della politica è quello di ridare voce, di rimettere al centro la città, di avere un'idea della città. E badate bene che il problema di questi anni è proprio questo: non c'è un'idea di città, c'è solo una confusione totale, ci sono indirizzi contrastanti e c'è una pochezza di idee. Aldo Moro diceva che è compito della politica dominare i fatti con l'intelligenza e condurli verso il bene comune. Amici dei partiti, amici delle associazioni e dei movimenti, abbiamo un obbligo morale che è quello di condurre i fatti della città, i problemi della città verso il bene comune. Lo dobbiamo fare non solo per ridare il giusto splendore che merita, le giuste attenzioni che merita la nostra città, non lo dobbiamo fare solo per la nostra città, ma chi fa politica con la P maiuscola, in modo disinteressato, ha l'obbligo di farlo anche per un altro motivo. Solo attraverso una veloce ed alta capacità di risposta si può combattere l'antipolitica, perché la politica, come diceva qualcuno, se fatta bene, se fatta in modo disinteressato,
è un'arte ed è l'arte, una delle arti più belle del mondo, perché è concepita come servizio per il bene della collettività. E dobbiamo distinguere tra il cittadino che critica sprechi e irrazionalità, che pretende sobrietà e rigore, il quale non coltiva l'antipolitica, ma dice cose giuste, dice cose corrette, e chi invece demagogicamente indica la politica come il nemico. Chi vive di politica, chi riveste incarichi politici, ma demagogicamente soffia sul vento dell'insoddisfazione. Queste persone hanno anche l'obbligo di indicare cosa si dovrebbe sostituire alla politica e alle istituzioni. Abbiamo sentito in modo brillante Marco e Rosi, che ci hanno esposto alcuni passaggi del documento programmatico che oggi noi mettiamo sul tavolo come base di confronto e di partenza con tutti gli altri amici delle associazioni e dei movimenti. Mi preme sottolineare due passaggi che ritengo siano fondamentali per la costruzione di questo nuovo racconto della città. Il primo, legato al concetto di qualità della vita nel senso più ampio del termine, ed il secondo, caro Giovanni, non eravamo messi d'accordo, legato al concetto dell'occupazione. E se, quando si parla di qualità della vita, si pensa subito ad un miglioramento dell'ambiente circostante, ad un miglioramento dei rapporti con la zona industriale, alle bonifiche, al depuratore, a controlli più efficaci, in generale ad un miglioramento dell'ambiente dove viviamo, non possiamo dimenticare né possiamo far finta di non indicare che la qualità della vita si misura anche attraverso quello che oggi offre la città in termini di incontri, di manifestazioni, di eventi, una crescita culturale che è fondamentale per stare bene. Augusta deve crescere in investire sulle proprie capacità, deve crescere ed investire sulla propria competitività, deve dare fiducia ai propri ceti produttivi, ai propri imprenditori, ma soprattutto Augusta deve crescere e prendere coscienza del patrimonio culturale, storico, monumentale e delle risorse umane che ha al proprio interno. E chi amministra, cari amici, ha l'obbligo, il dovere di valorizzare al massimo qualunque associazione, qualunque persona che si impegni per la crescita culturale e per il lancio della nostra città. Non si fanno figli e figliastri, non si fanno amici e nemici. Il nome di Augusta è di tutti e nessuno può decidere di appropriarsene in modo personale. Affrontare con decisione il secondo punto che dicevo, quello dell'occupazione, è uno dei temi che mi sta più a cuore. Cari amici e rappresentanti delle istituzioni, abbiamo un obbligo morale e nel redigere questo documento programmatico dobbiamo far sforzo di trovare tutte le capacità professionali e tutte le responsabilità per porre fine a quello che può definirsi, che sta diventando, la terra degli addii. Oggi ho letto questo articolo che ha aperto il congresso della CISL proprio oggi, ieri, a conclusione, oggi si è parlato proprio di questo. La terra degli addii. Abbiamo un dovere morale nei confronti dei nostri figli di lavorare seriamente al tema dell'occupazione e della migrazione giovanile, perché altrimenti tra un paio di anni a questi convegni parleremo di altre cose, parleremo di una città svuotata che si è privata della sua parte più giovane e delle intelligenze più giovanili. Abbiamo questo dovere nei confronti di questi giovani cittadini che vedono il futuro con paura, che credono che il futuro sia semplicemente legato all'insicurezza sociale e personale. Questa è la sfida. Questa è la frontiera necessaria che chi fa politica deve cavalcare e dominare. C'è una generazione che rischia di subire il furto più grande, che è quello del futuro. C'è una generazione che rischia di subire il sentimento più paralizzante, che è quello della paura.
Abbiamo il dovere, cari amici e cari amiche, di creare una società più giusta, mettendo insieme, ed è per questo che ribadisco l'invito, tutte le intelligenze e le professionalità serie che ci sono in questa città per creare un'alternativa di governo seria e credibile nei confronti del qualunquismo di questi giorni. Papa Francesco di recente ha detto: quando una società è organizzata in modo tale che non tutti hanno la possibilità di lavorare, quella società non va bene, non è giusta. Abbiamo il dovere di rendere giusta la nostra società. E vedete che rendere giusta la nostra società significa utilizzare la stessa determinazione nella battaglia contro ogni forma di povertà. Non possono essere i poveri le vittime dei ritardi della politica. Questo deve essere un motivo dominante. Su questi due motivi ritengo che si vince la scommessa del futuro, cari amici. Qualità della vita e problema dell'occupazione e lotta alla povertà. Come vedete, dobbiamo batterci per qualcosa che è molto più grande di noi, che è un'idea di giustizia sociale, che è la dignità per il nostro popolo, che è l'amore per la nostra terra. Permettetemi di concludere con un'espressione semplice ed efficace. Se si ha paura, vuol dire che o non valgono nulla le idee in cui si crede, o non vale nulla colui che ha paura. Non dobbiamo avere paura del futuro, dobbiamo anzi avere la coscienza di poterlo modificare fin da subito, dobbiamo avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo ed impegnarci per un futuro migliore. Oggi finiscono dei percorsi individuali, nasce per Augusta, rimane il nostro amore per la città. Grazie a tutti. Era doveroso una pausa per complimentarmi con Peppe in maniera diretta, precisa, sentita veramente. Adesso, vi ricordate, all'inizio del congresso abbiamo cantato l'inno nazionale, già è un qualcosa di bello. Per me personalmente averlo cantato accanto a Marcello Si può presentare nei miei ricordi nel prossimo futuro, dopo il 1982 e nel 2006, c'è questa serata aver cantato l'inno nazionale accanto a Marcello. Me lo sono goduto, infatti ho cantato piano piano per ascoltare lui. E quindi adesso invito Marcello a fare il proprio intervento. Grazie. Grazie, buonasera. Buonasera, io sarò meno enfatico di Peppe e anche più breve. Buonasera a tutti, buonasera amici, ne vedo tanti. Sono esattamente due anni che in questo salone ho presentato la mia candidatura e i miei assessori con grande entusiasmo. E due anni esatti oggi, allo stesso entusiasmo, suggello questo nostro, diciamo, matrimonio questo nostro matrimonio politico. E davanti ad una cittadina piegata due anni fa ho deciso di scendere in campo mettendomi a suo servizio. Quindi oggi con altrettanto entusiasmo mi sento obbligato a continuare in questa avventura, perché due anni fa usai un termine dicendo che Augusta era una città in coma. Augusta oggi è una città moribonda, in cui tutto è stato sottratto, ma per fortuna non quel suo sapere di essere orgogliosa e fiera, che l'ha portata ad essere scelta dai grandi del passato, dal fondatore Federico II
all'illustre Tommasi di Lampedusa, che qualche settimana fa è stato celebrato con grandi celebrazioni. Ed è proprio quell'orgoglio e quella fierezza che mi hanno spinto a non mollare e ad osservare e a capire che l'unica soluzione possibile affinché Augusta possa rinascere dalle sue ceneri come l'araba fenice è che le forze sane di questa città, e che non sono poche, siete in tanti stasera, si uniscono per cancellare quella immagine negativa che da troppo tempo ormai Augusta dà di sé. Non più tardi di un mese fa a Siracusa mi sono trovato su un palco a presentare ho avuto l'onore di presentare la candidatura alle primarie dell'onorevole Nello Musumeci con la lista Diventerà Bellissima, sotto la guida proprio di una politica, proprio perché credo ad una politica pulita e una buona politica. Ed è quello, è lo stesso auspicio per la mia città. Un know-how di Cambio Augusta del suo presidente Marco Stella, che ben pochi hanno nell'agone politico della città. E quindi con grande determinazione oggi suggelliamo questo congresso federativo, l'unione tra i due movimenti, invitando tutti gli altri movimenti della città a unirsi con noi, nella certezza più assoluta che solo l'unione delle forze, come è stato detto da tutti, l'unione delle forze sane di questa città può riuscire a tirare fuori Augusta dal baratro in cui è precipitata. In questi mesi molti mi hanno chiesto: ma perché state insieme? Perché due movimenti civici che nella campagna elettorale se ne sono detti di tutti i colori adesso oggi si uniscono e si federano e uniscono le loro forze? Perché crediamo che Augusta intanto sia la città più bella nella quale vivere e crescere, e che il nostro paese, la nostra città, è un tesoro pieno da vedere. Crediamo che la nostra comunità abbia una rete straordinaria di cittadini, imprese e associazioni che la politica locale ha il compito di favorire e sostenere attraverso una partecipazione sempre più ampia. Crediamo soprattutto in un'Augusta sempre più città della buona politica, ed è quello che io e Marco pensiamo di realizzare. Crediamo nella cultura del merito, ma anche nel sostegno e nell'inclusione di chi ha più bisogno, perché si trova in uno stato di marginalità, disabilità, di indigenza o precarietà. Crediamo nei valori della partecipazione, della reciprocità e del volontariato, dell'equità fiscale, della solidarietà, della tutela dei beni pubblici, dell'onestà, della legalità, del servire le istituzioni con trasparenza, sobrietà, rispetto e onore. Ecco perché abbiamo scelto di stare insieme, perché crediamo che l'unica via d'uscita dell'attuale situazione possa essere trovata unendo le migliori forze che provengono dalle varie realtà del territorio, attraverso percorsi condivisi di crescita per garantire migliori servizi ai cittadini e nuove scelte strategiche per il nostro paese. Sì, si poteva scegliere una strada diversa, si poteva scegliere di stare, come è stato detto da Peppe o da qualcuno, mi pare, scegliere un percorso diverso, di starsene a casa propria, seguire i propri interessi, stare con gli occhi chiusi e fare quello che ci dicono di fare o addirittura non fare. Quindi disinteresse, la insolenza o anche paura che ci spingono spesso ad abbassare lo sguardo e a ignorare la realtà, rinunciando così volontariamente ad esprimere il nostro giudizio e a esercitare il nostro libero pensiero e anche a esprimere quello che noi in democrazia vogliamo esprimere a parole. Vedo tanti giovani qui sotto i 30 anni, forse anche un po' di più, comunque sotto i 40, e voglio fare un appello.
Spezziamo una volta per tutte questo meccanismo perverso della dipendenza. Credete nelle vostre forze, nella vostra intelligenza e nei vostri sentimenti. Usate la vostra conoscenza, utilizzate i vostri saperi per vivere da protagonisti in questa comunità. È stato detto da molti che il futuro di questa città sono i giovani. Non permettete a nessuno di manipolarvi e di servirsi di noi. Credete soprattutto che Augusta è la città più bella nella quale vivere. Pretendete una comunità che si prenda cura del proprio benessere a 360 gradi. Un paese pulito, bello e sicuro, dove crescono e si sviluppano decine di iniziative spontanee da sostenere e agevolare. Una città che restituisce ai propri cittadini nuovi spazi da vivere anche nel tempo libero. Piazze, parchi e il nostro meraviglioso mare che fanno da cornice ad una città a misura d'uomo. Pretendete un territorio da tutelare e un paesaggio da valorizzare con l'impegno forte da lasciare in eredità alle future generazioni. Un paese, se possibile, ancora più bello di come lo abbiamo trovato noi e i nostri padri. Io credo, assieme a Marco, a Peppe, ai nostri amici, che Augusta abbia bisogno di una sorta di salotto buono cittadino come questo, dove poter fare accomodare le auspicabili numerose presenze turistiche che, non stazionando sufficientemente sul nostro territorio, non innescano una ricaduta economica importante sui nostri esercizi commerciali. Quindi il completamento delle infrastrutture e delle attività private da attuarsi con il coinvolgimento di capitale privato conferirà inoltre ulteriore concretezza alla possibilità di creare una effettiva permanenza turistica ad Augusta. Ecco perché questa federazione. Cambia Augusta e nessun dorma sono dunque una piccola rivoluzione, permettetemelo di usare questo termine, un modo di intendere la politica come l'arte di collaborare nella nostra comunità per un progetto di sviluppo condiviso. Insieme possiamo farcela. Marco, Roberto, Peppe e tutti voi amici. Perché la parola futuro si scrive insieme. E oggi abbiamo visto che insieme si può fare veramente buona politica. Grazie a tutti. So che vi volete bene, però sopra di me viene male, no? Almeno aspettate che finiamo. Allora, prima di passare all'intervento conclusivo e poi all'evento conclusivo, volevo salutare il consigliere Schermi che ho visto entrare a sedersi. Allora, adesso chiedo a Marco di concludere i lavori del congresso e ringraziarlo. Grazie. Sempre un vero piacere, era da tanto, ci mancava la piazza e se l'avessimo saputo più di un mese fa, prima che il mio amico Marcello partisse per il South Carolina, se non vado, North Carolina, io non sono molto bravo con le lingue, probabilmente avremmo potuto organizzare una manifestazione in piazza. Vedete, in questi giorni, io, chi mi conosce, chi mi segue, sa che non riesco a scrivere nulla, questa è la mia scaletta, mi sfido a capirci quello che c'è dentro. Ho pensato tante volte come iniziare questo intervento, di cosa parlare, cosa raccontarvi a 3 anni dalla scadenza elettorale, salvo fatti nuovi, che noi ci auguriamo con tutto il cuore. E gli spunti non sono mancati, la battuta sull'inno d'Italia me l'ha rubata Alfredo. Scusi, perché, vabbè. Scusi. Ci avevo pensato anch'io qua, giuro c'è scritto inno. Vi porto i saluti e lo faccio con un vero piacere,
da parte del sindaco di Avola, Luca Cannata. Qualcuno si incazzerà per questo, ma mi ha chiamato e ha chiamato Peppe per dirci di portare qui i suoi saluti. Lui è in campagna elettorale, beato lui, andrà sicuramente bene. Grazie, grazie a tutti. Dovrei ringraziarvi ad uno, ho guardato con attenzione le vostre facce, i vostri fisi, quante volte, sono passati tanti anni, eppure ci siamo, ci siete, a sostenerci, a volerci bene. Grazie agli amici della stampa, sempre attenti, premurosi. Grazie veramente di cuore a chi continua a credere che qualcosa possa ancora accadere. Noi ci crediamo, per sfortuna di qualcuno non ci stanchiamo mai. Siamo caduti, ci siamo rialzati, le nostre cadute sono durate poco. Saluto il consigliere Tribulato che nel frattempo ci ha raggiunto, benvenuto. E continuo a dire, mi dispiace per qualcuno, ma no, non ci stanchiamo, è più forte di noi, è una droga. Magari i drogati si usassero questo tipo di stupefacenti. Ringrazio Giorgia Giangrande, una compagna di scuola di mia figlia Marta, che è lì, allora lei poi a casa mi rimproverà per questo ringraziamento, ma mi piace perché sicuramente sono tra le più giovani presenti in sala, e gli faccio gli auguri per la carriera che verrà dopo il diploma. So che ci sono delle ambizioni, non le rendo pubbliche perché altrimenti... Però grazie, grazie per averci letto questa bellissima favola, questa favola che mi auguro, ce n'è qualche copia, che possa essere insegnamento per tutti quanti noi. Un saluto a tutti i presidenti delle varie associazioni e rappresentanti delle varie categorie che sono qui, che sono venuti, chi ha parlato, chi non ha parlato, chi con un semplice sorriso. Un saluto particolare a Roberto Conti, non so se c'è ancora, già presidente del Consiglio Comunale di Augusta. Un saluto particolare a Calogero Geraci, già vice sindaco del Comune di Augusta. Peppe Garilli, consigliere comunale. C'è Marco Stella che sta facendo, ricordi del passato. Io mi onoro di aver rappresentato in Consiglio Comunale ininterrottamente dal 90 al 2008 un pezzo della politica. A qualcuno non piace, se ne farà una ragione. Gli farò passare la voglia di non farmi piacere. Ci siamo stati, ci saremo perché ci ha voluto la gente, ci ha voluto il popolo, ci hanno eletto democraticamente, nessun colpo di Stato quando ci siamo candidati. E vedete la novità che c'è stasera, al di là di questa unione, di questa fusione, è rappresentata dalla prima fila di questa assemblea. Le due figure sono qui, c'è Nichi da una parte e Gian Battista Coltraro, l'onorevole lo evitiamo, Gian Battista Coltraro e Nichi Pasci. Una storia, una posizione diversa, anche dura, una campagna elettorale, ma noi siamo persone civili, noi andiamo oltre. La politica ha un inizio, un durante e una fine. Quando finisce si va avanti, si collabora, non ci si riempie la bocca della parola amore per Augusta, per questa bella città, e poi nei fatti non si fa assolutamente nulla. Bisogna superarsi, giusto? Perché se restiamo ancorati ai risentimenti, ai piccoli risentimenti di bottega di qualche anno addietro e andiamo indietro con la memoria, non ne usciamo più. Quindi, amici miei, ritrovare Enzo Canigiulo, Salvo Aviello, ora se mi scordo qualcuno che brutta figura, di Angelo Pasqua non posso dire assolutamente nulla perché lui ha vissuto un pezzettino di quel cammino che, a cui facevo riferimento prima. Vedete, stringo perché sennò poi mi dicono che parlo troppo, mi piace salutare tutti i cittadini, quelli che non hanno mai fatto nulla, quelli che la mattina si svegliano, se ne vanno a lavorare, che avrebbero piacere di vivere in una città vivibile, in una città a dimensione Duomo, in una città accogliente, in una città, non mi stancherò mai di dirlo, in una città dove il centro storico rappresenta il nucleo,
la parte fondante, la storia, le radici di questa città. È impensabile continuare ad assistere allo scempio della nostra via Principe Umberto. Non è una questione geografica, non è una questione di lamite, per capirci. È una questione di radici. Vedete, oggi è una data, festeggio una ricorrenza, non lo sa nessuno. Il 5 maggio del 1985, qualcuno non c'era, tu non c'eri? Non c'eri, Marco non c'era, quindi va bene. L'allora segretario del Movimento Sociale Italiano, il papà di Nichi Paci, il mio amico Saverio, insieme al Pino Vena, non so se è ancora qui, allora consigliere comunale, convocarono il mio di papà per chiedergli, io avevo 19 anni, per chiedergli se mi potevano candidare nella lista del Movimento Sociale Italiano. Era il 1985, sono passati 32 anni e io non mi stanco, sono ancora qua. Non ero, caro Marcello, non ero preoccupato per l'esito, non sono presuntuoso, chi mi conosce lo sa, la persona più umile e semplice del mondo, però conosco i miei polli, conosco i miei rapporti, conosco le mie simpatie, la mia capacità di interloquire, diciamo così, di fare squadra. Mi piace il nome scelto dagli amici, appunto. E allora, vedete, la riflessione che facevo era questa qui. All'inizio, 1985, prima candidatura, c'è un video che gira su Facebook, 19 anni, avevo già la sigaretta, e da allora non l'ho mai lasciata, ahimè. E 36 preferenze, si potevano tre numeri. Nichi qualche giorno fa, scartabellandolo tra le carte di suo padre, ha trovato qualche volantino dell'epoca. Gianni ride perché se le ricorda queste cose. C'era in lista con noi anche Saro Fiorello, che è ora famosissimo nostro concittadino, che tiene alto anche lui, di Marcello parlerò tra breve. C'era in lista anche lui e qualcun altro. Vedete, e quindi noi siamo sempre qui, andiamo avanti. Allora mi ritenevo un romantico, mi commuovevo facilmente, la lacrimuccia viene facile. Mia figlia l'altro giorno, uscendo da un posto, non dico da dove, ha detto: sei l'unico papà che sta piangendo. C'erano 60 papà, l'unico che piangevo ero io. E vabbè, non fa niente, non c'è nulla di male. Poi mi sono sempre definito un po' retrò. Ora, per usare, ormai che le ho tirate in ballo, lo faccio fino in fondo, un appellativo che mi danno le mie figlie, sono antico, mi definiscono antico. Bene, questa cosa mi ha fatto riflettere. Sono antico perché? Perché ancora adoro parlare con le persone in faccia, guardandomi negli occhi, e allora sono contento di essere antico. Sono antico perché quando posso non prendo la macchina per andare in ufficio e vado a piedi, e incontro dal Netturbino al grosso imprenditore portuale, al portalettere, e con tutti mi fermo, e con tutti parlo, e con tutti cerco di dare, per quello che posso, un pizzico di conforto. E allora sono antico. Sono antico perché ancora frequento la Piazza Duomo, perché passeggio per le vie principali della mia adorata città. Io lo posso dire a testa alta, della mia adorata Augusta. Sono antico forse perché ho ritrovato sempre, da sempre ho avuto la passione per lo sport, ma ora ultimamente ancora di più insieme a mio cognato Gaetano Vinci, la passione per il Megara. Sono antico per questo, sono contento di essere antico. Mi ricordo là sì, proprio da bambino, quando mio papà mi portava al Campo Fontana, Mamba, Francica, Foti, abbiamo fatto qualche cosa l'anno scorso, no? Fanelli, se mi scordo qualcuno poi... Però sono antico per questo? Benissimo. Sono antico perché per mantenere l'attività politica che facciamo, che faccio, che prima facevo e che adesso faremo insieme da oggi, da ieri, teniamo aperto il mercatino.
tutti i miei amici mi sfottano, mi rompono le bomboniere apposta perché mi dicono che è pieno di cianfrusaglie, che non venderò mai. Io invece qua gli ho dimostrato che sono riuscito a vendere anche la cosa più impensabile. Se sono antico per questo, sono orgoglioso di essere antico. Sono antico forse perché non ho lo smartphone, non perché non lo possiedo, perché non lo so usare, perché non mi piace, perché è freddo, perché ho le dita grandi, schiaccio tutti i bottoni, dopo un poco si impalla, mi incazzo e lo metto da parte. Se questo significa essere antico, sono antico. Sono antico perché so perdonare, sono antico perché odio la maleducazione, perché sono stato educato, cerco di educare la mia famiglia, le mie figlie, e per quello che posso dal mio ruolo pubblico, perché chi si candida alla carica di sindaco, a prescindere dal risultato, cioè se vince o meno, ha una responsabilità diretta sempre e comunque nei confronti della città. Io questa responsabilità non la mollo, la sento tutta sulle mie spalle, sarò romantico, ma continuo ad andare avanti proprio per questo, perché mi devo ricordare ancora degli 8.200 elettori che mi hanno votato, onorato del loro voto nel 2008, mi devo ricordare degli elettori che mi hanno onorato il loro voto, oltre 2.000 elettori del 2015, quindi ho un senso di responsabilità e cerco di educare. Se essere educati, cercare di educare, è essere contro la maleducazione, lo squallore, la volgarità, significa essere antichi, sono antico. Ecco, non è antico superarsi, non è antico rinunciare alla propria autonomia per mettersi in discussione e per confrontarsi, l'abbiamo fatto fino a ieri sera. Vedete, probabilmente, usando solo e semplicemente la tecnologia e quindi stando seduto come un cretino, dietro una tastiera, dietro un computer, oppure a cliccare lì sul telefonino, io e Marcello non ci saremmo guardati negli occhi, non sarebbe stato amore a prima vista, eppure ci conosciamo da ragazzini, poi chiaramente ognuno ha preso la sua strada, lui è stato più fuori che ad Augusta, ci siamo confrontati, lui aveva il suo movimento civico, il suo movimento civico, io il mio, potevamo tranquillamente farci forza di questo e continuarci a proporci sempre e comunque. Passano gli anni, arrivano, ora ci saranno le regionali e viviamo il momento delle regionali, poi le nazionali, poi c'è dove incidiamo di più, dove incidiamo di meno, per poi arrivare alle politiche. No, ma se il candidato è contrario io non ci sto, se mettiamo a Canigiula può andare bene, però mentre parlo con Meloni, no, basta. Gioco aperto, io personalmente, non ho nessuna ambizione, non sono candidato assolutamente a nulla, ma nello stesso tempo sono candidato a tutto. Faccio politica, è uno che fa politica, per quello che dicevo prima, non può sottrarsi al richiamo anche delle responsabilità che una campagna elettorale comporta. Guardo con attenzione e simpatia ai movimenti civici, guardo con attenzione a quello che sta succedendo nel centro-sinistra, guardo con piacere e interesse, il mio percorso è talmente alla luce del sole, quello che purtroppo stenta a succedere nel centrodestra. Seguiamo la politica, quindi ci siamo. Ma non abbiamo l'ambizione di mettere paletti e punti fermi. Noi abbiamo rinunciato, ognuno di noi è un pezzettino di orticello, per stare insieme e mettere insieme, ne parlavamo l'altra sera con Rosi, con Marco, mettere insieme una politica prettamente amministrativa, la definisco così, che è quella mia, io capisco, cerco di fare qualcosa di cultura, con Marcello Giordani. In altri posti, in altre città, in altre realtà, una presenza come quella di Marcello sarebbe sbandierata ai 420, sarebbe chiamato ogni giorno a rappresentare. Marcello è l'ambasciatore di Augusta nel mondo. Rendiamoci conto di questo. Non è, ragazzi, non è
adulazione, cioè non sono io, non ho neanche le capacità per definirlo come artista, ma sta tornando dagli Stati Uniti e quando lo intervistano, di dove sei? Di Augusta. Tra 10 giorni andrà in Giappone, là sarà ancora più difficile. Tanto chi lo canta, canta nella lingua che vuole, i giapponesi battono le mani lo stesso, basta che canta bene, vero? Anche se sbaglia, non se ne accorgono. Anche lì, da dove vieni? Da Augusta, comune in provincia di Siracusa, isola delle Palme fino agli anni 60. Alberto ride, Alberto? Isola delle Palme, adesso prima punterò rosso. Poi non dico chi, perché sennò mi vogliono male. Ste palme non vanno tanto bene. Ecco, quindi uno sguardo. Con Roberto è 25 anni che ci scambiamo sguardi. Ormai non c'è bisogno né di Facebook, né di parlarci, né di sentirci. Ci guardiamo un secondo e già ci siamo intesi. Questa trasmissione è possibile. Questa collaborazione, Rosanna, ci dobbiamo credere. Ce la possiamo fare. Noi parleremo serenamente, tranquillamente con l'amministrazione, perché l'amministrazione è frutto della democrazia, è venuta fuori dalle urne e quindi prendiamo atto del fatto che abbiamo un sindaco, una giunta alla quale ci rivolgiamo. Certo, io personalmente, ma questa è una mia posizione, sono stanco di essere preso a pesci in faccia, perché gradirei di essere coinvolto in quanto risorsa per questa città su alcuni argomenti di carattere strategico, generale e importante. Vedi piano regolatore, vedi depuratore, vedi impiantistica sportiva, vedi piani particolareggiati, vedi ospedale di Augusta, problematiche che abbiamo affrontato quando questi signori probabilmente non sapevano neanche dove stavano di casa e li dovevano accompagnare con la mano. Volevo fare tutto tranne che la polemica, però poi quando mi incazzo la devo fare necessariamente. Io non mi spavento né a tornare a casa a qualsiasi ora del giorno o della notte, né tantomeno a uscire di casa. Mi potrei spaventare di qualcuno che abbia il coraggio di affrontarmi apertamente per strada, come fanno tutto, tanto non c'è nulla da aver paura. Dopo 2 minuti si risolve e ci si chiarisce. Ma questi poverini, questi miserabili, questi qua, questi mister nessuno, questi poveretti da computer, da 31 di dicembre, ma si stiano con le loro famiglie, stappino lo spumante, invece di stare lì a scrivere delle cose vergognose sulle persone per bene. Se hanno delle prove che le tirino fuori, altrimenti la finiscano. Possiamo dare lezioni di buona educazione e di buona amministrazione. L'abbiamo fatto anche quando i tempi e i temi e i momenti erano tesi. Ricordo ancora io col sindaco Carrubba, chiuso in una stanza dell'ospedale Muscatello in contatto con la regione, eppure io ero un consigliere di opposizione. Ma le responsabilità, come dicevo prima, me le sono sentite sempre tutti. E il rispetto delle istituzioni l'ho avute tutte. Ciao Saro Salmeri, candidato sindaco. Ho fatto il raduno di tutti i vecchietti. Che bello. Ecco, e allora la lezione da nessuno. Siamo le persone più umili e più modeste del mondo. Abbiamo ancora voglia di fare. Chiederemo la collaborazione. Se non ce la date, pazienza, andremo avanti lo stesso. Quello che riusciamo a fare lo faremo ugualmente. Aspetteremo pazientemente, democraticamente le prossime elezioni per vincerle. Non per partecipare, per vincerle. Noi vogliamo amministrare Augusta. Noi ci abbiamo sempre provato. Non abbiamo delegato altri. Ci abbiamo sempre provato, Roberto. Candidatura alle regionali, candidatura alle provinciali, abbiamo vinto, abbiamo perso, non ha importanza. Abbiamo raggiunto anche obiettivi di un certo rilievo. Ma voglio dire, siamo qua, quindi nessun problema, ma non ci spaventiamo di nessuno e mi sento di poter parlare tranquillamente a nome di tutti.
mi avvicino alla conclusione, anzi no, finisco, perché sennò qua ho preso altro che 2 minuti, ho superato il limite. Vedete, oltre tutto quello che ho detto, vi ho raccontato anche un po' la mia vita, no? Stefano Bonafone, nel frattempo ci raggiunge, lo saluto, nonostante non ho gli occhiali, vedo ancora da lontano. Mi piace dire che lo stare insieme con Marcello, come dicevo poc'anzi, è la rinuncia di fatto a un minimo di autonomia, perché sulle problematiche e sulle iniziative ci dobbiamo confrontare, quindi si deve parlare, ci sono gruppi di persone, chi più o meno affiatato perché magari si conosce da più tempo, chi si aggiunge adesso, ma noi non abbiamo nessun problema, quando si parla si va sicuramente bene. Però oltre a dividere appunto la mia autonomia, cosa dalla quale non ho pensato neanche per un momento, perché non c'era nessuna ambizione, io ritengo, e questo ci tengo a sottolinearlo, di avere un tesoretto. Quello sì, quello mi è costato un pochettino metterlo nel calderone e quindi condividerlo con Marcello. Perché vedete, quando ascolto il mio consigliere comunale Peppe Di Mare, il mio tesoro, il mio tesoretto, che da oggi non parla più solo ed esclusivamente in nome di Cambia Augusta, ma parla anche in nome e per conto di Nessun Dorma, è un vero piacere. È un vero piacere perché, al di là delle battute o del fastidio che il consigliere Di Mare può dare, è preciso, è attento, è studioso, non è presuntuoso, perché è bello, io ci sono passato e quindi lo so, a differenza di qualcuno che non sa che cosa significa stare in consiglio comunale, chi c'è passato sa che se si vuole fare bella figura e non si teme di essere smentiti, deve studiare, le pratiche, le delibere vanno studiate. E quando si è sicuri di quello che si dice, e quando si va a Romangelo, quando si conoscono le leggi, in Consiglio Comunale non ti sconfigge nessuno. Perché non sono convinzioni astratte, sono convinzioni dettate dalla conoscenza della materia. Vedete, Peppe è uno di questi. Noi ci confrontiamo 1, 2, 3, 4, 5 volte al giorno. Ora inizieremo a farlo anche con Marcello. Questo sì, questo è stato un passaggio che un pochettino, perché l'esclusiva mi piaceva, però Marcello è a disposizione di tutti, chiaramente era una battuta. Però vedete, anche lì, da un movimento civico, dato per 2 lire, si scommetteva sul fatto che Marco Stella andava a superare gli 800 voti di preferenza alle ultime amministrative, c'è stato chi ci ha creduto, ci ha messo la faccia, è stato in lista, abbiamo fatto 2 liste, siamo qui, abbiamo il nostro consigliere comunale, che qualcuno dice vola alto, avete chiuso già tutti i discorsi, assolutamente no, però chi fa politica deve avere sempre e comunque argomenti, progetti, programmi pronti, ma soprattutto uomini per rappresentarli, non si può gridare le cose non vanno bene, questo è fatto male, io lo so fare meglio, e qualora domani dovesse succedere, speriamo un miracolo, che questa amministrazione vada via, poi dirà, ah, no, io non lo so, io scherzavo, ora ci prova Agnese a fare il sindaco, no? No, questo non significa chiusura, anzi, significa spazio, significa aggregazione. Noi abbiamo qualcosa e la vogliamo condividere insieme agli altri. Abbiamo cose che ci uniscono e cose che ci dividono. Abbiamo le regionali che probabilmente in un movimento civico saranno vissute in una determinata maniera, le nazionali in un'altra ancora, ma le cose che ci devono unire per le comunali lo sappiamo. Viviamo in questa nostra città e quindi non c'è dubbio che il nostro progetto, il nostro programma è Peppe Di Mare oggi. E poi voglio dire, lo dico con l'affetto che contraddistingue la mia azione politica, perché io da sempre, prima di fare politica, sono amico delle persone, perché penso che quando 2 persone sono amiche sono forti, e quando si è amici
si può veramente creare qualcosa di importante. Se non c'è un forte sentimento, al primo ostacolo tutto diventa evanescente, tutto quanto va via. Invece noi riusciamo ad andare avanti perché prima di ogni cosa siamo degli amici, una squadra di amici, che nonostante il vento ogni tanto remi contro di noi, ce la fa, va avanti, tiene alta la bandiera, non si vergogna, tiene alta la testa, tiene alti i valori dell'onestà. Noi lo possiamo dire perché abbiamo una vita che testimonia la nostra onestà da tutti i punti di vista, di realizzazioni nella vita privata e pubblica e sociale. E quindi, bello, questo è caduto a pennello, e quindi concludo veramente dicendo destinazione futuro è il titolo di questo congresso. Io dico destinazione futuro, forti del nostro passato, orgogliosi della nostra storia, presuntuosi e gelosi di quello che è stato per servire quello che verrà, altrimenti da soli i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Non si può andare da nessuna parte se uno qualcosa non la conosce, bisogna che abbia la forza, l'umiltà di confrontarsi e chiedere aiuto. Io ho saputo chiedere aiuto tante volte in vita mia, Roberto ne sa qualcosa. Siamo stati la coppia, Marcello poco fa parlava di matrimonio, io e Roberto siamo stati la coppia più tempestata di tentazioni negli ultimi 25 anni, chiaramente parlo di tentazioni politiche, e non ci sono mai riusciti, perché poi insomma ci ritrovavamo o la mattina di buon mattino o la sera a raccontarci le sventure l'uno con l'altro, ad uscirne ancora più forti. E allora destinazione futuro, questa Augusta un futuro ce l'ha, questa Augusta un futuro ce lo deve avere, questo futuro abbiamo la presunzione di dire che passerà attraverso di noi, attraverso questi uomini, queste donne, queste fantasie, queste risorse immense, e Marcello prima di tutto, e tutto ciò che ci circonda. Io vi ringrazio, non finirò mai di dirvi viva Augusta, vi voglio bene, con affetto, Marco. E andiamo nella fase finale del congresso, dove adesso leggerò, in pratica chiederò al congresso l'approvazione di un documento, che è il documento che ci accomuna, che in qualche modo abbiamo discusso, abbiamo esposto davanti. Allora, no, nessun problema. Quindi chiederò al congresso l'approvazione. Anzi, passo direttamente alla lettura, allora, con un po' di attenzione, che è un momento effettivamente conclusivo e di attenzione. Ok, chiedo l'approvazione per acclamazione del documento programmatico politico-culturale dei movimenti civici Cambio Augusta e Nessun Dorma, presieduti rispettivamente da Marco Stella e Marcello Guagliardo, e la nomina a presidente della federazione dell'amico ingegner Roberto Meloni. Che ovviamente adesso invito al microfono, ovviamente, e con questo. Allora, io non vi annoierò per molto, vista già le lungaggini di un congresso, il caldo, la stanza non troppo grande, però alcune cose le voglio dire, brevissime. Intanto un ringraziamento a tutto
e Campi Augusta e Nessun Dorm, Marcello Giordani e Marco Stella che li rappresentano. Grazie veramente, sono onorato di questa carica, non pensavo di avere questo impegno, e mi onora veramente. Spero di essere all'altezza dell'incarico e di lavorare nell'interesse della nostra città. Due piccole riflessioni le voglio fare. In questo periodo tutti ci riempiamo la bocca dicendo largo ai giovani, e qui ne vedo tante stasera, ma io aggiungo una parola: largo ai giovani preparati, ai giovani che possono dare qualche cosa, ai giovani che non sono presuntuosi, ai giovani che non hanno supponenza, ai giovani che vogliono misurarsi, ai giovani che vogliono dare tutto quello che hanno. Però a questi giovani suggerisco una cosa: fate tesoro dell'esperienza dei vostri genitori, non potete farne a meno, è una necessità, e questa necessità è un obbligo per il futuro vostro e di tutta una comunità come quella cittadina, come quella augustana. È una comunità importante, è una comunità ridotta, come è stato detto, ridotta troppo in basso, mentre è un territorio che ha delle risorse infinite. Basta pensare a quello che abbiamo intorno, al paesaggio che abbiamo, alla storia, ai beni monumentali, ai beni archeologici. Tutti stasera abbiamo parlato, una parola non è stata detta: la storia di Megara Eblea, abbandonata, un luogo fantastico, le nostre radici abbandonate. Non ci sono soldi, questa è la risposta. Ci sono solo ragazzi incapaci, e invece noi vogliamo ragazzi bravi, ragazzi preparati, ai quali noi vogliamo dare tutto noi stessi. Dobbiamo lottare per riportare la nostra città a guida della provincia di Siracusa, se lo merita, ce lo meritiamo. Siamo gente che abbiamo sempre lavorato, che vogliamo dare ancora tutto quello che abbiamo, insieme ai nostri giovani, e ci mettiamo da parte. Ma il nostro suggerimento, il nostro incoraggiamento, il nostro supporto glielo vogliamo dare. E quando si parla di arte, si parla di artisti, fate un elenco, vedete tutti gli attori, tutti i cantanti, tutti i pittori, tutti gli scrittori. Quanta gente augustana, quanta gente, nostri figli portano in alto il nome di Augusta. E che bello sentir dire: Fiorello, di dove sei? Di Augusta. Roy Paci, di dove sei? Di Augusta. Peppe Fiorello, di dove sei? Di Augusta. Pronunciamolo con forza questo nome. Dobbiamo lavorare perché la nostra città si ritagli lo spazio che gli spetta. E due cose, signore, voglio dire, a conclusione di un congresso bellissimo che ci ha riportato di nuovo ai fasti della politica. Due cose, voglio dire, due cose importanti, due cose che sono e che hanno il supporto di un'energia rinnovabile, che sono l'agricoltura e il turismo. Questa città non si è mai interessata di queste due cose, che potrebbero dare dello spazio immediato ai nostri giovani. Il turismo, come si fa il turismo se non c'è nessuno che se ne interessa? Il turismo è una cosa che deriva dal paesaggio, dalla nostra storia, dai nostri beni, da quello che possiamo offrire, ma di questo ad Augusta non se ne parla. Il turismo non viene perché è qualche cosa così che qualcuno ce la manda. Il turismo si costruisce, è l'agricoltura. Un momentino fa qualcuno ha parlato, ha detto: facciamo i mercati per vendere dei prodotti a chilometro zero. A chilometro zero bisogna farle i prodotti a chilometro zero. Ci sono tanti giovani, io ho avuto il piacere di conoscere dei ragazzi che hanno studiato, laureate, e che hanno ripreso le radici, che hanno riportato l'agricoltura, che è tutta la nostra storia. La Sicilia dovrebbe essere al primo posto per l'agricoltura, la provincia di Siracusa altrettanto. Sentivo la pubblicità l'altra volta di un prodotto della Ferrero che parla del limone di Siracusa. È una cosa che mi ha fatto piacere. Quante cose noi potremmo fare? Ma l'agricoltura per noi nel nostro territorio è qualcosa di cui non se ne parla. L'industria ha distrutto il turismo, ha distrutto l'agricoltura.
due beni fantastici che hanno delle risorse rinnovabili che non finiscono mai. Basta saperle curare. Allora io dico questo, a conclusione, visto che mi è stata data questa carica che mi onora veramente, sarà la mia conclusione politica, visto anche l'età oramai non giovanissima. Allora, a conclusione di questo congresso importante, invito tutti i giovani preparati, di tutte le associazioni, di tutti i partiti, a far fronte comune per riportare la nostra città a guidare la provincia di Siracusa, perché se lo merita. Grazie a tutti.